Ciao a tutti Gucci, ben ritornati al vostro Anthony Contorno, sono Azuma Eleven. Oggi dobbiamo andare a fare l'allenamento con la leggendaria Azuma Eleven al magazzino abbandonato che si trova oltre il centro. Praticamente nella zona, diciamo, finale del centro, dove tutto finisce e nulla si congiunge con altro. Praticamente sì, è la zona abbandonata del centro, direi anche un pochino malfamata, perché tu vedi un capannone vecchio qua. Cosa ti può venire in mente che ci facessero qui? I lavori, forse. Poi però sbirci dalla finestra e vedi che ha un campo di calcio abbandonato. Ma vediamo un po' cosa c'è da fare. Visto che la tecnica di fuoco è ormai completa, oggi faremo un allenamento speciale. Allenamento speciale? Eccoli qua. Belli. Eh sì, belli. Ma voi, la leggendaria Inazuma Eleven! Benvenuti ragazzi. Oggi ve la dovrete vedere contro l'Inazuma VG, che sta per vecchie glorie. La prima partita dopo 40 anni. Sono davvero emozionato. Le nostre tecniche speciali vi lasceranno a bocca aperta. Fantastico! Finalmente possiamo affrontare i leggendari giocatori dell'Inazuma. Bene, ora non c'è più spazio per la paura, fatevi sotto ragazzini! È interessante come dopo il ritiro dell'Inazuma Eleven, è bello vedere come siano rimasti in città, ma tutti si siano dimenticati di loro. È particolare, non credete anche voi? Cioè, secondo me è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Non è che siano cambiati chissà quanto, a parte Ilman. Ilman è cambiato totalmente, cioè è irriconoscibile da quando era giovane. Però io, insomma, avrei un po' da ridire, ma un 5-3-2, ok? Vediamo un po'. Passiamo subito a Nathan, facciamo una cosa abbastanza veloce. Quindi praticamente loro avrebbero completato la tecnica ali di fuoco. Vediamo un po'. Porca miseria, ma non sono carico per niente? Ma come? Vabbè però ragazzi. Beh, non è che serviva a farmi raffica esplosiva, eh. Tanto per la cronaca, Sa che Kevin è l'unico che ho scarico. Ma come fai te col fulminio? Ma dai! Ma non esiste, non potevi bloccarmelo. Cioè, anzi, non bloccarmelo, passarmi senza proprio un sputo. Certo, manco ci ha provato a dire il vero. Vabbè però, Jack, pure tu. La difesa. Dove sta la difesa? Accidenti però. Ma dai, Sam, su. Mo te lo becchi. Anche faccio un gol non mi interessa. L'importante è farne almeno uno. Vediamo un po' se ce la fa. Sì. Attacchiamo senza tregua. Cioè, lo schema loro è 100 volte meglio del mio. Eppure hanno uno schema alquanto discutibile, Vabbè, Builder ha finito tutte quante le tecniche che potevo usare. Se l'ha sprecata con due tornado di fuoco e con dribbling rovente, quindi per il momento Builder è fuori gioco. Ah, mamma mia. Dai, meno male. Proprio al limite ho potuto tirare. Calcio gemello, baby! Ecco, e anche Sam ha finito tutti quanti i suoi punti. Mamma mia ragazzi, che roba sta partita.
fermarci. È troppo tosta. Vai. Ma vai con un doppio fulmine ancora. Ancora una volta il doppio fulmine. Consumiamo tutti quanti gli ultimi effetti rimasti e via. In rete. Dai. Ma come? Quale? Non lo so. Non so come sia possibile una cosa del genere io. Come fate? Cioè, perché sono cose che non esistono. Sono cose che non esistono. Per questo mi fa incazzare malissimo. Mi triggerano duro. Ah. È passato tanto tempo, ma la vostra classe è inimitabile. No, questi c'hanno culo, Mark, è diverso. Come darti torto? 40 anni fa, però, le ossa non scricchiolavano. Continuate ad allenarvi con costanza finché non vi sentite più forti. Proprio come ci diceva l'allenatore Evans. Sì, lo faremo! Bene, ora facciamo una pausa. Quando vuoi riprendere gli allenamenti, chiamami. Ma ancora? Ma un'altra volta? Io devo curarmi in qualche modo. Sono tutto quanto scarico. Ok, ma mi sono ricaricato, quindi posso sfidarli un'altra volta. Anche se non penso ci sia una seconda partita, però la prudenza non è mai troppa. Allora, sei pronto per riprendere gli allenamenti? Va bene. Vedete di non combinare guai nella partita di domani. Dovete vincere a tutti i costi. Abbiamo una certa età ormai, non dovresti strapazzarci troppo. Silenzio! Ah, questo mi riporta indietro di tanti anni. Forza, fatevi sotto! Sì! L'allenamento con le vecchie glorie fu il massimo del divertimento per noi. Per giorni non pensammo ad altro e riuscimmo a fare la nostra tecnica di fuoco. E poi arriva il giorno della partita. Finalmente è arrivato il giorno che ho sempre sognato. Potrò partecipare al torneo nazionale. Ehi, Mark, quelli della Shuriken sono presi gli appunti da tecnicali di fuoco. Se sono riusciti a impararla anche loro, siamo nei guai. Non avere paura, noi l'abbiamo imparata direttamente dalla leggendaria Inazuma. Anche se è la stessa tecnica, noi la conosciamo sicuramente meglio di loro. Forza, ragazzi. Quando siete pronti andiamo alla stazione. Dunque, ho parlato con Nelly un'altra volta, un'ultima volta, come nello scorso video. Vediamo la lista. Talisman. Oh, livello 7. Ok. Dove si trova? Vicino alla palestra. Non perdere tempo. Ok. Le altre squadre sono tutte troppo deboli, quindi ho deciso di dirmi a voi della Raymon. Ci state? Certo. Ah, così, facile facile. Perfetto, allora. Meglio così. Per ora è debole, però... per la partita contro la Kirkwood penso sia abbastanza tosto. E poi per la partita contro la Kirkwood, prima della partita andiamo a reclutare anche un altro giocatore, Eric Eagle. Molto interessante come giocatore. Peccato che la partita contro la Kirkwood sia la penultima e quindi Eric entrerà molto tardi in squadra. Però sarà ad un livello piuttosto alto, quindi non mi lamento. Però la cosa strana è che la Royal è anche un posto visitabile. Nel senso... non avrebbe bisogno di essere un luogo visitabile la Royal Academy. Se ce l'hanno messa sarà giusto tanto per ampliare un pochino la mappa di gioco. Non che ci sia bisogno, a mio parere. Nonno, finalmente ce l'ho fatta. Sono arrivato al Football Frontier. Continua a vegliare su di me, nonno. Realizzerò il mio sogno anche per te. Eccola qui, particolare come scuola. Oggi finalmente potremmo vendicare l'ingloriosa sconfitta di 40 anni fa. Ehi, nonnetto, non ti agitare troppo, altrimenti ti si alza la pressione. Oh, volano pallottole? Pallottole verbali, però volano. Dopo l'allenamento con le vecchie ore di Nazuma non possiamo perdere, stavo per leggere, ci avevo lasciato il nonno. Non possiamo perdere. Andiamo, ragazzi! Contro la Shuriken Junior High. Non so cantare. E questo mi pare chiaro. Perfetto, va bene così lo schema.
Danza fantasma ho messo. Ehi, bello! Bello lo schema della Shuriken. È a cono. Ehi, non mi rubare palla, sai? Ciccione! Che poi ciccione non è un'offesa, cioè... Se tu dici ciccione a un ciccione, non è che lo offendi. Stai solo mettendo in evidenza una cosa chiara. Cioè, non è un'offesa. Porca miseria! Ma hai visto che giochetto che ha fatto? L'hai visto! Oh, ma non fatelo tirare! Ma cos'era? Vabbè, con mano di fuoco dovrei farcela tranquillamente, no? Mano di luce, no, mano di fuoco, cosa stavo leggendo? Ok. Ma dovevo attaccare un attimo il caricatore, che qua sta quasi per crepare il DS, porca miseria. Mi sono un attimo confuso. Ok, gioco veloce, passaggi, one two. Ok, dribbling, rove... ma dai! E allora lo fai apposta, allora, dillo che lo faccio apposta, e allora dice, vabbè, ha detto lo fa apposta, ce lo so. Bandit. Ma sei un ninja, non dovresti essere un bandito. Allora sei un ninja ladro. Potrebbe essere un buon manga un ninja ladro. Anche se i ninja già per natura sono ladri. Beccati questo Drago Tornado! Cosa che mi dispiace di Kevin è che ha pochi punti tecnica. Purtroppo mi esce di chiamarli punti tiro perché è più forte di me. Mi viene da chiamarli punti tiro perché ci tiro più che altro, non è che ci faccio tecniche diverse. Più tiro che tecniche di altro genere, però cercherò di impegnarmi. Ho diversi giochi per imparare a chiamarle tecniche e non tiro, quindi vediamo di impegnarci. Illusione ottica. Crea altre copie di se stesso. Ah, già visto dalla Royal Academy, quindi non mi fa tanta impressione. Guarda che pezzente! Guarda che succede, mo, eh! Ah, meno male, se no era fuori, se no. Ma, insomma... No, Timmy! Timmy, no! Ninja Dribbling, ma che... Tecnica dell'immagine residua. C'era Bobby, cioè... Tre, vai! Meno male. Una volta ho fatto un 3 contro 3 e non, il gioco non si capiva nulla. Axel! E poi Axel in inglese significa accelera, quindi... quindi insomma è un po' strana la cosa. Però ci stava bene accelera. Perché non... Batiano. Vabbè, finisce il primo tempo malissimo, che palle. Le palle da calcio. Guarda, sto episodio è... Mamma mia, sto episodio! Oddio, che è successo? È arrivata una chiamata dall'ospedale, suo padre. Che cosa? E dove è lì così di fretta? Dove va? Dal padre in ospedale? Che poi il preside che ci stava a fare alla partita non lo so. Direttore, preside, quello che è. Doveva stare a scuola. Ok. Col ma che è scimmia volante? Cos'è? La Wild è diventata? Vabbè, è andata così. Jack, allora palla qui. Muro di roccia. Vai Jack, grande. E sei anche svantaggiato. Vai. Andiamo.
Devo attivare furore? Devo attivare furore. Non mi lascia un'altra scelta. Attivo furore. Furore attivato. Baby! Ora ci sarà da divertirsi. Mannaggia, mannaggia. Ah, 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 dai, dai. Vabbè. Oh. Axel non sta facendo un ben amato cavolo in questa partita. Perché corre indietro con la palla? Allora, Axel, puoi fare gol. Questa è la tua occasione. Andiamo. Doppio fulmine Nazuma! Vai! E poi la cosa bella è che io ed alcuni amici miei cercavamo di imitare le mosse, tipo doppio fulmine Nazuma. Però era un po' difficile colpire la palla nello stesso tempo. Vai così! E poi, siccome, insomma, portiamo io e l'amico, mio amico di sempre, portiamo tutte e due oltre 40 di scarpe. Insomma, era un po' difficile colpire la palla alla stessa altezza e dovevamo colpire uno sopra e uno sotto. E il tiro usciva malissimo, o comunque si usciva debole, perché avevamo paura di scontrarci l'uno con l'altro. Quindi era un po' difficile mettere a punto queste tecniche. Mentre in Giappone sono tutti quanti piccoli, usano il super tele come palla e quindi riescono a farla volare in tutte le direzioni. Allora, Sam, questa era per te, non so se ti sei accorto. Ma io con Timmy non ho nessuna tecnica difensiva. Fine furore, va bene, il furore è finito. Allora, Sam, stai dietro un pochino. Perfetto, Sam. Questa è tua, Sam, questa è tua. Va bene, c'è lui. Puoi anche tirare lui, colpo a spirale. Va bene. No. No. No! No! Vabbè, tanto sto vincendo, non è che... Però doveva essere Sam a segnare con il calcio gemello. Ah. No, 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 basta! Ma dai, che... Dai, che non mi va di stare a censurare il video. Dopo YouTube me lo blocca e non mi va di censurarlo nell'editing. Quindi cercate di non farmi arrabbiare, dai. Su. Computer, CPU del gioco. Cerca di ragionare in modo serio, per favore. Ah, però è finito, ho vinto. Forza, Raymond, la vittoria è nostra. Come abbiamo potuto perdere contro questi smidollati? Non per niente, è nipote di David Evans. Ma... Maestro! Che vergogna abbiamo perso. Ma ne continueremo ad allenarci. E un giorno. Sì, un giorno vi batteremo. Sei testardo, eh? Beh, ti auguro di vivere ancora a lungo per scontrarci di nuovo. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto la prima partita del torneo nazionale. Sì, però, Mark, è successa una cosa. Che c'è, Silvia? Il preside mi ha appena telefonato e a quanto pare il direttore ha avuto un incidente ed è in ospedale. Che cosa? Finalmente Mark al livello 30. Jack al 26, insomma, tutti quanti sopra il 25. Per fortuna. Per fortuna. L'incidente del direttore avvenne durante i lavori di ristrutturazione del campo. Il padre di Nelly rimase gravemente ferito e fu portato subito in ospedale. Non ci rimase nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria, ci recammo subito in ospedale. Il direttore però era ancora in gravi condizioni e non riprese conoscenza prima di 2 giorni. Nelly è così preoccupata, speriamo che il direttore si sveglia più presto. Anche se abbiamo vinto la partita non mi sento per niente felice. Ragazzi, su col morale, il direttore si riprenderà, ne sono sicuro. A proposito, in questo momento la Royal starà giocando la sua partita. Sicuramente arriveranno in finale. Comunque l'allenatore è andato a controllare i risultati delle partite. E allenatore, allora, che ha fatto la Royal Academy?
E c'è allenatore. Ha perso. La Royal Academy ha perso al primo turno del torneo nazionale. Non è possibile. Hanno perso 10-0 contro la Zeus Junior High. È stata una disfatta totale. Jude Sharp e tutti gli altri giocatori della Royal sono stati portati in ospedale. Jude! Il misterioso incidente del direttore. L'improvvisa apparizione sulla scena dell'enigmatica Zeus. Stava forse accadendo qualcosa di cui non ci rendevamo ancora conto. Entra in scena la Zeus. Io con questo, Cuj, vi ringrazio per aver seguito questo video. Ho sclerato malissimo perché certe cose io non le posso vedere nei videogiochi. Ma forse solo questo videogioco dice, ma tanti altri che proprio ti fanno di pensare, ma com'è possibile concepire una cosa del genere? Non esiste. Eppure, se lo fa... esiste. Ad ogni modo, ogni giorno carico almeno 2 video. La domenica sto pensando di iniziare a portare Pokémon, almeno 2-3 video di Pokémon la domenica, solo la domenica, almeno 2. Poi vedrò comunque sia, cercherò di registrare più roba e portare tutti i giorni almeno 2 contenuti. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, spero vi possa esservi piaciuto e ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!